osservazione al ritratto di Dorian Gray, Oscar Wilde scrisse: «Non esistono libri morali o immorali, i libri sono scritti bene o scritti male, e questo è tutto». Nel 2024 ci tocca riaprire la questione, perché nel mercato editoriale non è così semplice. Ciao, io sono Ilenia e lei è Nina, e oggi vogliamo discutere insieme a voi una delle questioni più dibattute dell'editoria odierna. Perché i libri popolari, o comunque quelli che hanno più successo commerciale, che fanno più discutere, spesso appartengono a dei generi ben precisi, come il romance, il romantasy, spesso purtroppo sono scritti in maniera mediocre, quando va bene, e perché per la gran parte sono libri scritti e letti da donne. Ma soprattutto, la cosa più importante, perché il loro successo scatena quest'ondata di indignazione. Questo è un tema molto delicato che vorrei sforzarmi di analizzare nella maniera più oggettiva e più aperta possibile, perché so quanto si intrecci con tanti stereotipi che abbiamo, soprattutto riguardanti le lettrici di romance, trattate come una massa informe, senza volontà. E al fondo di questo snobismo, secondo me, c'è parecchia misoginia, c'è parecchio sessismo, e ne parleremo. Ma soprattutto c'è anche parecchio qualunquismo: chi siamo noi per decidere quanto un libro sia giusto o sbagliato, quanto sia morale o immorale? La questione sulla presunta immoralità di certi prodotti culturali, perché sì, parliamo di libri, ma dentro ci possiamo mettere videogiochi, film, serie TV, secondo me è un escamotage per parlare di tutt'altri istinti. Quindi anche nei commenti vi prego di affrontare la questione in maniera civile, cercando di mettere da parte i vostri pregiudizi, anzi i nostri pregiudizi. Infatti io stessa ho un format, Libro di Melma, già il titolo lo dice lunga, in cui mi pongo in maniera fortemente critica nei confronti di libri che appartengono spesso a questo genere. Ma se seguite la rubrica da tanto, sapete che il mio atteggiamento è progressivamente cambiato. All'inizio in me c'era più indignazione, perché credevo che questi libri fossero veramente un'offesa alla letteratura. Dopodiché invece quel sentimento si è stemperato molto, e oggi mi ritrovo più a parlare delle questioni estetiche legate a come il libro è scritto e soprattutto agli stereotipi presenti nelle storie. Perché ho cambiato atteggiamento? Ci arriveremo. L'unica cosa che mi fa ancora arrabbiare molto è quando in questi romanzi vengono trattate con estrema superficialità le questioni legate al benessere psicologico e a certi comportamenti dei protagonisti. Spesso è capitato anche che venisse demonizzato l'aiuto di specialisti e psicologi. Trovo che questo sia molto grave, perché benché la letteratura ci aiuti a capire, a mettere a fuoco i nostri problemi, non sostituisce l'intervento di professionisti che forniscono un supporto fondamentale non soltanto per quella persona, ma per la comunità che le sta attorno. Prima di immergerci nel dibattito vorrei ringraziare Uno Bravo, il servizio di psicologia online con cui ho deciso di collaborare proprio per questa tipologia di video e proprio nel mese della salute mentale, perché sapevo che avremmo affrontato dei temi triggeranti per alcune persone. Vorrei in questo spazio contribuire a sottolineare la possibilità e l'importanza di rivolgersi a dei professionisti per prendersi cura del proprio benessere psicologico, per imparare ad ascoltarsi, a riconoscere e a gestire le proprie emozioni. Uno Bravo infatti potrebbe essere il primo passo per tutti quelli che hanno un po' di timore e anche dei pregiudizi ad iniziare un percorso psicologico mai affrontato prima. Questo perché le sedute si svolgono online, potete farle ovunque vi sentiate a vostro agio, anche comodamente da casa vostra e con la massima flessibilità per i vostri orari. In più anche i prezzi sono molto accessibili. Vi basta compilare un questionario presente sul loro sito, che vi lascio qui sotto nel link in descrizione, e verrete messi in contatto con lo specialista più adatto alle vostre esigenze tra gli oltre 5.000 psicologi che lavorano per Uno Bravo. Inoltre il primo colloquio conoscitivo è gratuito. E se deciderete di proseguire con il percorso, potrete utilizzare il mio codice che vi dà diritto al 10% di sconto sulle prime 3 sedute a pagamento. Ve lo lascio qui sotto. È valido per i nuovi utenti che provano il servizio per la prima volta. Nel box in descrizione e nel primo commento vi lascio il link al sito e al questionario da compilare per iniziare il vostro percorso verso il benessere psicologico. E adesso tuffiamoci nel dibattito. Prima di tutto proviamo a definire cos'è il genere romance, facendo una premessa. No, non parlerò della distinzione tradizionale tra romance e novel che fa la teoria della letteratura, intendendo, per semplificare molto, il novel come un romanzo realista e invece il romance come quello più legato alla fantasticheria, all'invenzione. No, né mi soffermerò sulle tante sottocategorie e le varie distinzioni all'interno dei romanzi d'amore. Per esempio c'è la letteratura rosa, che è una nomenclatura solo italiana, poi c'è la chick lit, fiction erotica, il romance vero e proprio, che invece dovrebbe essere più cupo, eccetera eccetera. No, userò il termine ombrello romance per racchiuderle tutte, e lo farò per tutta la durata del video.
Tornando alla definizione, il romance è un genere che racchiude romanzi che hanno al centro una o più storie d'amore e fanno delle storie d'amore il loro fulcro essenziale. Attenzione quindi a non confonderli con la narrativa considerata al femminile, la cosiddetta women's fiction. Ovviamente si tratta sempre di storie che hanno come protagoniste delle donne, ma nella narrativa al femminile la storia d'amore non è il fine ultimo, né spesso il motivo principale della storia, che può essere come in Jane Eyre, un romanzo di formazione, o come in Cime tempestose, una storia dell'orrore, una storia di fantasmi. Inoltre, uno dei tratti caratteristici del romance è proprio il lieto fine, che non deve necessariamente coincidere con il coronamento della storia d'amore. Pensiamo a It Ends With Us di Colleen Hoover, il titolo stesso fa presagire la separazione dei due amanti, ma si parla in ogni caso di storie con un risvolto positivo e ottimista. In Breve storia della letteratura rosa di Patrizia Violi leggiamo: il segreto del successo del rosa sta nel patto implicito fra autore e lettore. Le aspettative non vengono mai tradite perché la narrativa sentimentale è incentrata sul medesimo, inossidabile modello. Quello di un amore che sorge all'improvviso ma stenta a realizzarsi in una vita di coppia perché ostacoli di ogni genere si frappongono fra i due innamorati. Poi, fra colpi di scena ed escamotage letterari, si arriverà al lieto fine garantito. Lo schema è l'evoluzione di quello delle favole, dove tutti alla fine sono felici e contenti. E infatti proprio Cenerentola è uno degli archetipi perfetti del romance. Continua Violi: il rosa piace perché è analgesico, rassicura e semplifica la realtà. Stefania Bertola, autrice dell'iconico romanzo rosa pubblicato per Einaudi, spiega: i romanzi rosa narrano sempre le stesse storie, con gli stessi personaggi come nelle favole. Sia i personaggi sia il linguaggio non presentano chissà quali sfaccettature o ambiguità. Da un punto di vista formale, pur cambiando le condizioni storiche e sociali, alla fine si tratta sempre dello stesso racconto con tante declinazioni. Lo schema è sempre lo stesso: la protagonista è bellissima ma umile e spesso anche di umili natali, ma dotata di buoni sentimenti che le permettono nel corso del romanzo anche di elevare la sua condizione sociale, autorealizzandosi anche attraverso la relazione sentimentale con un uomo. Ed è sempre stato così ed è tuttora così, perché il romance è il genere che si concentra meglio di altri proprio sul destino e la condizione materiale delle donne. Sì, ne segue le evoluzioni, oggi sicuramente abbiamo più diritti, ma comunque è un progresso lento. Tante problematiche sono ancora oggi valide, come la precarietà economica, che vede per forza nel matrimonio o comunque nella coppia una via non soltanto per una sorta di felicità spirituale, ma soprattutto per la sicurezza. Essere single non è esattamente l'investimento più vantaggioso in this economy. Se guardiamo poi alla storia del romance, andremo a scoprire che la nascita di questo genere coincide proprio con la genesi stessa del romanzo borghese. Un antesignano del romanzo sentimentale, infatti, è proprio Pamela di Richardson, uscito nel 1740, praticamente già nel XVIII secolo. E guarda caso, Richardson è anche uno dei padri del romanzo borghese. Pamela di Richardson, Robinson Crusoe di Defoe e Tom Jones di Fielding sono considerati i capostipiti del romanzo. Quello che voglio sottolineare oggi è che, esattamente come alla base del successo dei romanzi d'amore oggi ci sta un pubblico composto prevalentemente da donne, allo stesso modo in passato l'instaurarsi del romanzo borghese coincide proprio con la nascita di un nuovo pubblico, un pubblico leggente composto anche lì per lo più da donne. Diciamo anzi che il genere letterario del romanzo si amplia con il crescere del pubblico. Le donne in questo momento storico leggono di più perché non lavorano, stanno più tempo a casa e quindi hanno più tempo per dedicarsi alle storie. Storie che infatti sono rivolte espressamente ad un pubblico femminile proprio per un tema di commerciabilità. Un esempio su tutti è quello di Carolina Invernizio, autrice lombarda che diede forza e propulsione al romanzo popolare sentimentale e che fu definito da Antonio Gramsci un'onesta gallina della letteratura popolare. Questo snobismo però non impedì di far prosperare il genere romance nel corso di tutto il Novecento, soprattutto con l'avvento della società di massa che si prestava bene al racconto seriale e alla moltiplicazione. Abbiamo già detto che il romance deriva da un unico modello di storia che poi si declina in moltissimi modi. Altro esempio italiano celebre è quello di Liala, pseudonimo coniato da Gabriele D'Annunzio per riferirsi ad Amalia Liana Negretti Odescalchi, che pubblicò nel corso della sua vita più di 70 romanzi. Con il tempo e con l'evolversi del marketing poi nascerà anche l'etichetta di letteratura rosa, che è una nomenclatura solo italiana esattamente come quella dei gialli.
ma che comunque si presta bene a descrivere anche i colori che dominano all'estero. Si associa il colore della rosa al romanticismo anche per via del fiore, no? Pensiamo alle collane Harmony, altro caso di successo capillare proprio per questa distribuzione attraverso le edicole. Anche Umberto Eco ci tiene a ribadire il rapporto stretto che c'è tra le donne e il romanzo che permane nel corso del tempo, definendo il romanzo rosa merce per donne e domestiche. Al di là della frase forse un po' denigratoria, non ha torto Umberto Eco quando associa al contesto domestico la lettura, perché appunto è lì, è in quello spazio domestico in cui per secoli è stata relegata la donna che nasce in qualche modo la figura della lettrice, della lettrice borghese, del pubblico borghese dei romanzi. Arriviamo ai giorni nostri. È indubbio che il romance nel 2020 abbia conosciuto un successo particolare. Lo spiega anche Emily Henry al Guardian, che dice che proprio l'ansia e l'essere travolti in qualche modo dalla negatività all'interno delle pareti domestiche ha in qualche modo facilitato l'accesso alla lettura, a mondi confortanti. Procuravano un certo sollievo in persone che non soltanto stavano subendo delle ripercussioni sulla loro salute mentale, ma magari purtroppo si ritrovavano costretti in ambienti domestici violenti. È chiaro quindi che se la domesticità come contenuto è molto cambiata rispetto a quello che scriveva Umberto Eco all'interno dei romance, perché oggi le protagoniste dei romance non sono delle casalinghe, ma spesso sono delle professioniste, sono delle donne che lavorano, attive nella società in molti modi. Ma comunque possiamo ancora oggi dire che la domesticità è un importante elemento di contesto per capire il successo commerciale del genere. Ma non soltanto a partire dal 2020 il romance ha confermato la propria popolarità, ma possiamo anche affermare che il romance oggi è il genere trainante dell'editoria, sicuramente per quanto riguarda i bestseller di fascia larga. Lo scrive anche Marta Impedovo su Il Post nell'articolo È il grande momento dei romanzi rosa. La giornalista riconosce che questo è un genere molto letto, ma anche ignorato a lungo dalle case editrici e dalle librerie. Riconosce che solitamente si tratta di libri pensati per l'intrattenimento e per una lettura molto veloce, e per questo hanno tradizionalmente uno scarso valore letterario e quindi una prosa sciatta, personaggi poco approfonditi, problemi nella struttura, sviluppi di trama prevedibili, eccetera. Allora, perché piacciono? Ma soprattutto, perché piacciono così tanto? È il momento di parlare di un po' di dati. Il romance è un business multimiliardario fatto dalle donne per le donne. Infatti è uno di quei pochi mercati globali in cui la maggior parte del valore economico effettivamente rimane nelle mani di chi l'ha prodotto, della manodopera intellettuale, cioè le scrittrici di romance sono delle rockstar. In questo business dobbiamo includere anche il self-publishing, che rappresenta una fetta importante di questo settore, con fenomeni come Wattpad, che è una piattaforma dove vengono pubblicate le storie praticamente dal telefono, settimanalmente, che ricordano un po' le fanzine o i fotoromanzi in edicola, quel genere di mercato. Ma di che numeri stiamo parlando? Harlequin, il più grande marchio editoriale di romance nel mondo, sostiene di vendere 3 libri al secondo, metà dei quali nei 16 paesi al di fuori degli Stati Uniti, compresa l'Italia, in cui è attivo. Secondo i dati dell'Associazione Italiana Editori, che da questo momento in poi chiameremo AIE, le vendite dei romanzi d'amore nel 2023 hanno un valore complessivo di 61 milioni di euro. Stiamo parlando di un più 18% sul 2022, ma soprattutto di un più 124% sul 2019, che dimostra quello che dicevamo prima, l'importante impatto del 2020 per il romance. Al di là dei meri numeri, che questo sia il tempo del romance, lo si evince anche dalle classifiche di vendita e soprattutto dalla rimodulazione dell'offerta editoriale. Pensate all'ibridazione con il fantasy e la nascita di etichette commerciali come il romantasy, di cui Sarah J. Maas è la regina indiscussa. Dietro una narrativa rosa ci sono soldi, tantissimi soldi. È a questa conclusione che è giunta, ormai tempo fa, Lori Kahn, nel documentario Love Between the Covers, di cui lei è regista e produttrice. La studiosa, laureata da Harvard e ricercatrice, si è occupata di smontare alcuni falsi miti legati al genere romance, interrogando sia autrici sia lettrici, una comunità mondiale quasi del tutto al femminile, e afferma che i romance hanno questo successo proprio perché sono scritti dalle donne e per le donne e sono gli unici libri a metterle al centro del palco. In queste storie le protagoniste ottengono quello che desiderano, sono felici in amore e autosufficienti. La visione generalista è infatti che le protagoniste dei romance siano delle donnicciole in attesa del principe, ma anche sulle
sulle lettrici stesse di romance abbiamo molti pregiudizi, sentite cosa dice Lori Kahn. I think that most people have a stereotype of romance readers and romance writers as, you know, white women who are pathetic and lonely in the Midwest, who shop online, who shop all day and buy, shop, you know, all day, yeah, and lie in bed and weep and eat bonbons, right? Not the case. Ok, allora andiamo a vedere chi legge davvero i romance. Come è prevedibile, la maggior parte dei lettori, anzi delle lettrici di romance, è una donna, più dell'80%. Ma c'è anche una percentuale da non sottovalutare, che è quella del 18% di uomini che comunque leggono romance. L'età media è ancora abbastanza alta, 42 anni, ma sta scendendo, soprattutto negli ultimi anni. Ma il dato che fa quasi impressione è il fatto che la maggior parte delle lettrici di romance ha un'età compresa tra i 18 e i 54 anni. Il che non è neanche un target per chi si occupa di marketing. Non stiamo parlando di persone con interessi di nicchia, non stiamo parlando neanche di un gruppo così ben definito. Non possiamo parlare delle lettrici di romance in termini così generalisti, perché veramente stiamo parlando di una forbice molto ampia. Stiamo parlando di donne veramente di tutte le età a questo punto. Un'altra percentuale interessante è quella che ci dice che le lettrici di romance spesso finiscono un romanzo in circa una settimana. E quasi la metà legge almeno un libro al mese. Quindi non solo sono lettrici forti e appassionate, ma sono anche lettrici veloci. Inoltre, secondo quanto riportato dall'AIE, ad eccezione della fascia d'età più giovane, quella che va dai 13 ai 24 anni, la maggior parte delle altre lettrici compra più del 60% dei romanzi rosa in formato ebook. Basandomi su queste due evidenze, cioè il fatto che siano libri letti molto velocemente e che siano comprati per lo più in formato ebook, ho elaborato un'ipotesi. Il romance è considerato un intrattenimento al 100%, un intrattenimento anche mordi e fuggi, una fantasticheria, un sogno breve ma intenso. Non sono tanto viste come storie su cui tornare, e lo dimostra il fatto che se ne sfornano tantissime ogni giorno, ogni settimana, ogni mese. Si passa da un titolo all'altro. Ritorno alla definizione che ho detto prima, i romance sono dei sogni brevi ma intensi che generano forti emozioni. Mettendo insieme tutti questi pezzi, ho elaborato una mia teoria personale che sì, si basa in parte sui dati e che argomenterò ovviamente cercando di essere il più oggettiva possibile, ma rimane un mio pensiero personale, lo dico, lo sottolineo, perché non sono ancora stata fatta divinità. Quindi adesso proverò ad esporvelo, è un mio tentativo teorico di definire perché il romance secondo me è una porta sul desiderio femminile. Molte più persone di quanto pensiate leggono romance, non si tratta di un fenomeno passeggero ma di una solidissima parte dell'intrattenimento e dei consumi culturali. L'abbiamo visto analizzando la storia del romance, che è sempre esistito praticamente dall'inizio del genere del romanzo. Non è assolutamente una realtà da riscoprire oggi, ma è semplicemente una realtà che abbiamo sempre ignorato. Invece oggi è il momento di guardarla dritta in faccia. È assolutamente vero che il romance abbia avuto delle ondate di successo legate a fenomeni particolari come Twilight, 50 sfumature di grigio, After, adesso It Ends With Us, eccetera. Però ci sono delle caratteristiche che hanno sempre accomunato tutti i titoli del romance. Caratteristiche ed elementi narrativi che si sono conservati nel corso del tempo e che sono fondativi del genere. Direi quasi il motivo per cui i romance esistono. Sì, ci sono stati dei cambiamenti storico-sociali come quelli che ho detto prima, non si tratta più di protagoniste domestiche ma di donne moderne. Ma al di là di tutto questo, le coordinate della storia sono sempre quelle, le coordinate delle storie d'amore sono sempre le stesse. E sicuramente l'elemento che c'è sempre stato e che anzi è diventato sempre più importante nel corso della storia dei romance è proprio il sesso. La mia teoria infatti è che il romance abbia così tanto successo e coinvolga soprattutto una parte così ampia, una fascia così ampia di donne di tutte le età, proprio perché rappresenta la versione legittima della pornografia femminile. Lo so che non sto scoprendo l'acqua calda, perché effettivamente molte persone sanno già da tempo che il romance è la strada per parlare di desiderio femminile, un argomento che non è mai stato così tanto trattato in letteratura dominata dagli uomini. Ma molte persone sono veramente convinte di stare facendo una critica costruttiva nei confronti dei romance quando li chiamano pornografia. Qua
quando secondo me non è un insulto, lo stanno semplicemente descrivendo. E lo so che per molte persone invece è svilente, questo perché la pornografia è un tema considerato divisivo, soprattutto perché nella formazione dell'identità sessuale uomini e donne affrontano dei percorsi, purtroppo lo dobbiamo dire ancora oggi, diversi. Per gli adolescenti maschi è considerato l'accesso alla pornografia quasi normale, un rito di passaggio, mentre la fruizione del porno per le ragazze è sempre stato considerato qualcosa di tabù. Non soltanto perché la pornografia in sé è considerata degradante, ed effettivamente capisco i motivi, adesso ne parliamo, ma proprio perché le ragazze in generale sono educate a reprimere il desiderio, a regolare e limitare fortemente la loro libido, perché è stato insegnato loro che biologicamente il sesso è diverso per gli uomini e per le donne, e inoltre c'è tutto il grande mito della verginità, quindi alle ragazze è insegnato che devono preservare il più possibile la loro verginità. Questo condizionamento porta a scoprire in maniera limitata la propria sessualità e anche le decisioni in merito ovviamente al proprio comportamento sessuale. Ma non si tratta soltanto di una questione di educazione. Infatti moltissime donne considerano disgustosa la pornografia. Non sto usando questo termine a caso, veramente è stato dichiarato da moltissime donne, da moltissimi studi, che la pornografia è considerata respingente, quella tradizionale. Complice anche il fatto che una grandissima percentuale di contenuti pornografici online presenta violenza verbale, fisica e sessuale nei confronti delle donne. Non stupisce quindi che molte se ne tengono alla larga. L'industria del porno è un'industria problematica. Esattamente come altri business legati alla sessualità, nonostante le donne siano le vere protagoniste al centro dell'attenzione mediatica, non ne traggono i maggiori vantaggi, anzi vengono spesso sfruttate nel luogo di lavoro e al di fuori dell'ambiente lavorativo, nella loro vita privata, dove ci sono delle ricadute dovute al peso dei pregiudizi e delle molestie subite in una società sessuofobica. Non parlerò qui delle complessità e delle criticità che investono l'industria del porno, ma vi invito ad informarvi, perché effettivamente ci sono delle spinte a rendere più etico il settore. Però certo non si può ignorare questo fatto se vogliamo capire perché le donne si sono costruite nel tempo un'alternativa alla pornografia tradizionale. È sicuramente il fatto che la pornografia tradizionale abbia uno sguardo maschile è uno di questi motivi. Tornando all'educazione sessuale di uomini e donne, è sicuramente una questione che si intreccia con le disuguaglianze di genere e con gli stereotipi che assumono erroneamente che gli uomini abbiano bisogni psicologici e sessuali completamente diversi dalle donne, perpetrando questo doppio standard. Qual è questo doppio standard? Il fatto che le donne vengono giudicate più duramente rispetto agli uomini per condotte e comportamenti sessuali perfettamente identici, come per esempio il fatto di avere molti partner o di aver avuto molti partner. Questo è legittimo per gli uomini, invece è considerato svilente per le donne, a cui il sesso è permesso all'interno di una sola relazione legittima. Ad ogni modo la narrazione più comune la conosciamo. Gli uomini sono di base più interessati al sesso, pensano solo a quello, eccetera, eccetera, ragionano non con il cervello ma con un'altra cosa, eccetera, eccetera. Ci si aspetta quindi che assumano il ruolo dominante perché hanno più interesse sulla questione, mentre le donne sono considerate più passive, si devono convincere a fare sesso. Da qui il ruolo di preda e predatore. E il sesso, in questo caso, per le donne è stato spesso equiparato a uno strumento di punizione. È anche così che nascono le pratiche di sextortion e di revenge porn. Viviamo in una cultura repressiva, abituata a giudicare il binomio sesso e donne come qualcosa di innaturale al di fuori del romanticismo. Se non fosse così, il revenge porn non attecchirebbe, perché non ci sarebbe assolutamente niente di vergognoso nel mostrare una donna che fa sesso. E inoltre, se non fosse così, il revenge porn sarebbe utilizzato anche come arma contro gli uomini, cosa che succede ma ad un livello statistico piuttosto irrilevante rispetto a quello che succede alle donne, che subiscono i danni maggiori, soprattutto da un punto di vista reputazionale, purtroppo portandole anche a estreme conseguenze, come nel caso di Tiziana Cantone. In questo contesto capirete bene che i romance diventano dei luoghi sicuri per le donne, dove esprimere la loro sessualità anche con leggerezza, con giocosità.
soprattutto perché non ci sono danni reali alle persone. It's just fiction, come ha detto Stephanie Meyer in un'intervista in cui appunto le si chiedeva conto dell'immoralità del modello di Edward, un personaggio per tanti versi tossico. E giustamente lei dice che non è compito suo educare le ragazze, perché lei ha scritto solo una storia di fantasia. Ed effettivamente Edward Cullen non commetterà mai un femminicidio, e se ancora pensiamo che siano i prodotti culturali a dover responsabilizzare gli individui, forse è questo il motivo per cui siamo ancora ad un livello così basso. I comportamenti reali sono quelli da punire, non le rappresentazioni. Diverso è il caso se quella rappresentazione in qualche modo legittima il comportamento. Però se inquadriamo il romance nel contesto appunto della pornografia, quindi una rappresentazione non della realtà amorosa, ma del sesso, in questo caso le cose cambiano, perché effettivamente una donna sessualmente può avere delle fantasie riguardo a appunto un ruolo dominante dell'uomo. E se consideriamo appunto il romance una via per la rappresentazione del desiderio femminile con uno sguardo assolutamente femminile, allora questo cambia in parte la nostra percezione, la nostra recezione dei romance, perché per quanto la donna sia spesso all'interno di queste rappresentazioni il trofeo da conquistare, alla fine però solo ad un livello in qualche modo sessuale, perché in realtà poi nella rappresentazione narrativa lei è il soggetto di tutto, è sempre lei che descrive, è sempre lei la protagonista. Di nuovo Emily Henry, autrice di romance sul Guardian, sostiene di essere molto contenta che oggi i romance siano molto più concentrati sul sesso, è quasi liberatorio perché c'è una libertà nel godersi la sessualità, i propri desideri, di poterli esprimere ad alta voce senza reprimerli e soprattutto senza provare vergogna. Quindi sì, ci sono degli aspetti problematici nei modelli romantici che vengono proposti nei romance, ma è una valvola di sfogo per gli istinti sessuali, sono una via per la formazione e per l'esplorazione delle proprie fantasie sessuali, senza sensi di colpa e in un contesto perfetto, perché lo ripeto, non ci sono danni reali per le persone, non ci sono neanche molti uomini a berciare, perché soprattutto è un genere frequentato dalle donne. Se reinquadriamo i romance nella cornice del porno, alcuni elementi risultano quasi ovvi, come per esempio il realismo, la mancanza di realismo. Tutto è estremamente esagerato, esattamente come nei porno. I tratti sessuali sono fortemente accentuati e allo stesso modo nei romance sono accentuati i tratti estetici. Ok, quindi nei porno tutto è di grandi dimensioni e invece nei romance tutti sono estremamente attraenti. C'è una certa enfasi, una certa esasperazione fino a farli diventare dei cliché, esattamente come nei porno. Anche il contesto di finzione, le scenette varie che ci sono nei porno sono gli stessi trope che ci sono nei romance. Cioè, da un lato abbiamo l'idraulico, dall'altro abbiamo gli enemies to lovers. E anche questa cornice di finzione è continuamente rimarcata. Tutto è finto, tutto è di plastica. Perché? Perché tutto è una fantasia. Questo non è il mondo reale. Cercano di dircelo in tutti i modi. Pensate al modo in cui solo sfiorando una spalla c'è un orgasmo. Ecco, uguale. È come il mondo di Barbie, dove tutto è estremamente saturo. Un altro punto di contatto poi con la pornografia per me sono i cosiddetti tropes, che non sono altro che delle etichette, delle sottocategorie molto molto specifiche che i romance sbandierano per far capire alle lettrici il tipo di storia, il tipo di archetipo che hanno davanti. Per esempio i più comuni sono enemies to lovers, second chance, sport romance, dark romance e così via. Secondo me praticamente coincidono con le sottocategorie dei porno, quelli che in sostanza servono per accontentare i tanti e variegati gusti del pubblico. Alcune, secondo me, ricadono proprio nel fetish, come per esempio il sottogenere sick romance, in sostanza quell'etichetta che viene usata per i romanzi d'amore in cui uno o entrambi i protagonisti hanno una malattia anche grave con conseguenze fatali. Questo binomio tra sesso e romance spiega anche perché spesso le scene spicy siano quelle più commentate e più attese dalle lettrici. E vi dirò di più, se il sesso iniziasse a diventare il fulcro principale, ma io oserei dire l'unico, del libro,
Il genere ne gioverebbe tantissimo, io sarei felicissima, lo dico spesso nei libri di mail, ma se si limitassero a bombare sarebbe tutto perfetto. Ridiamo e scherziamo, ma secondo me effettivamente c'è un problema con tutto quello che succede al di fuori del sesso. Infatti il sesso ad un certo punto nel romance, più o meno da metà libro, deve essere necessariamente ricondotto alla formazione di una coppia legittima e ovviamente romantica. Spesso si sposano e hanno figli, sempre. Quasi sempre, cioè spessissimo sempre. Raramente c'è qualche tipo di visione alternativa a questa, addirittura anche quando non finiscono insieme comunque devono fare figli, è incredibile. Nei romance secondo me c'è un problema di diversità, non soltanto proprio a livello etnico, infatti la maggior parte di questi grandi successi sono coppie eterosessuali bianche. Questa cosa si riflette anche nell'etnia di chi scrive i romance. Ma c'è un problema proprio di diversità nel modo di intendere l'amore. La visione romantica che emerge è molto conformista. Alla fine il romance è sì un genere che cerca di scappare dalle strettoie e dalle repressioni della società, quindi in questo è assolutamente trasgressivo, parlando di desiderio femminile e di sesso in maniera molto aperta. Eppure finisce per sposare e rafforzare la visione dell'amore romantico di quella stessa società. E questo è il grande paradosso del romance. Più che un paradosso del romance, forse però questa è una grande ipocrisia della nostra società, in cui le donne non possono parlare di sesso, non possono desiderarlo, ma devono limitarsi ad essere cacciate in qualche modo. E si deve in qualche modo confermare quel modello di famiglia, quel modello di coppia, che il romance sposa al 100%, cui anche le fantasie sessuali più promiscue e assurde devono essere comunque ricondotte a quel modello, perché è questo che la società prevede e tollera, tutto il resto invece no. E nei romance non si può parlare di emarginati, si deve parlare di persone ben inserite nella società, perché deve emergere questa visione positiva, deve essere un sogno, dove tutto va bene, dove tutto è una favola, dove tutto alla fine va al suo posto. Ci tengo a fare un ulteriore approfondimento su questo, questa volta spostandoci all'esterno, perché finora siamo rimasti all'interno dei confini del romance, adesso spostiamoci all'esterno. Qual è la ricezione critica del genere? L'abbiamo già accennato, come avete potuto sentire dai commenti di Umberto Eco e di Antonio Gramsci, emerge una visione piuttosto scettica. A fronte di un successo commerciale sempre crescente è corrisposta una ricezione critica piuttosto distante, piuttosto fredda, quando non direttamente denigratoria. Accanto a questa pessima reputazione, fin dalle origini si sollevarono anche parecchi scudi contro il romance, facendo delle vere e proprie battaglie di indignazione sull'immoralità o sulla presunta mancanza di moralità del genere. Pensiamo a Twilight, come ho accennato prima, con il suo modello tossico di mascolinità alla Edward Cullen. Insomma, la diffusione del romance è sempre stata vista con preoccupazione, perché in qualche modo poteva inquinare, poteva contagiare, poteva corrompere la mente delle donne. Uno strumento pericoloso nella loro educazione. Non si poteva vedere la donna come soggetto desiderante anche di fantasie un po' al di fuori della norma, diciamo così. Anche se il mio punto è precisamente l'opposto, cioè a voi non dà fastidio il sesso proposto nei romance, a voi dà fastidio che siano le donne a parlare di sesso nei romance, perché se andiamo a vedere poi i contenuti, il sesso presentato è assolutamente normalissimo, borghese, quasi melenso, e soprattutto sposa alla perfezione tutti gli stereotipi della società, cioè non è per niente trasgressivo nei contenuti il romance. Quindi che cosa dobbiamo dedurne? Che a voi non dà fastidio la presunta immoralità del testo, a voi dà fastidio perché non c'è nessun tipo di immoralità, è proprio il modello della famigliola borghese che voi tanto amate e propugnate, quindi a voi dà fastidio che siano le donne a parlarne. Addirittura ho trovato anche un articolo piuttosto vecchiotto ma comunque ancora comico della psicologa Susan Quilliam, che asserisce come i romance siano dannosi per le donne perché creano false aspettative e portano alla crisi delle relazioni. Questo perché leggendoli le donne si illudono, sognano, si attendono vite sentimentali particolarmente spumeggianti e poi finiscono per non accettare la prosaica realtà, rovinandosi da sole le relazioni.
Ma il lavoro della studiosa britannica, secondo me, inizia a scricchiolare nel momento in cui, nel tentativo di voler rendere il suo saggio qualcosa di più della semplice condanna delle donne che leggono romanzi romantici, cercando di farne una questione di salute pubblica, perché cita una statistica che adesso neanche vi dico perché appunto è un dato vecchissimo, però quello che è importante è che considera i romance sbagliati, un modello sbagliato, un modello morale sbagliato, perché ci sono pochi anticoncezionali rappresentati. In generale il condom è mal visto, è considerato una cosa antiromantica. Ed è assolutamente vero, nei romance spesso vediamo questa sorta di reticenza all'uso di protezioni. Ma secondo voi questa demonizzazione degli anticoncezionali è colpa dei romance? Io direi di no. I romance sono soltanto lo specchio di una certa visione che la nostra società ha dell'amore romantico e soprattutto dei ruoli di genere che sono ancora troppo stereotipati. Comunque questa cosa dei preservativi mi fa ridere, ma ragazze, una domanda onesta, secondo voi tutti i ragazzi che vi hanno proposto di fare sesso senza preservativo nella vostra vita leggevano romance? Non credo quindi quella sia la causa. E non può neanche essere così semplice farsi influenzare da ragazza nel non usare un preservativo soltanto perché nei libri non lo usano, cioè non è così automatico. Qui siamo al livello che siccome giochi a GTA allora vai in giro a sparare alla gente, ma non è così. Comunque se vogliamo fare un discorso più approfondito su arte e moralità ci tocca tornare un po' indietro nel tempo. Fin dalle sue origini l'arte e la rappresentazione delle storie sono state il palcoscenico per educare il pubblico a comportamenti esemplari e insegnamenti utili. La letteratura è sempre stata uno strumento per raccontare la realtà, ma soprattutto per costruire una realtà, per divulgare la morale e il bene comuni, ma soprattutto l'utile. E vorrei concentrarmi un attimo su questa definizione di utile, perché spesso scambiamo la morale con il bene assoluto, ma non è così. La morale è una serie di comportamenti accettati in quel momento dalla società. Sì, perché come potete immaginare la moralità cambia nel corso del tempo, ma cambia anche a seconda della classe sociale rappresentata. Comportamenti ritenuti inaccettabili in certi momenti storici possono diventare abitudini tranquille in altri, come per esempio il divorzio. Il romanzo in questo sport ha una speciale categoria a parte, perché da un lato nasce come genere che rappresenta la borghesia, anzi io direi che il romanzo è nato per legittimare la classe borghese, che voleva storie che parlassero di loro perché prima non ne avevano. Quindi il romanzo diventa lo specchio della classe borghese, adottandone usi e costumi. Quelli che definiamo romanzi morali in realtà sono semplicemente romanzi utili a consolidare certi cambiamenti sociali. Allora, Pamela è un romanzo del 1741 di Richardson, uno dei libri più noiosi che io abbia mai letto in tutta la mia vita, ma è comunque considerato uno dei primi esempi di romanzo borghese, ma anche uno dei capostipiti del romance. Racconta le vicende di una quindicenne, Pamela Andrews, che serve a casa di un padrone di cui riceve le attenzioni indesiderate, padrone che è conosciuto unicamente con la sua iniziale B, infatti è chiamato Mr. B. Vi ricorda qualcosa? Sì, è un po' Sex and the City, è un po' omaggiato, un filino. Comunque Mr. B vorrebbe fare di Pamela la sua amante, ma Pamela non ci sta anche perché è timorata da Dio ed è cresciuta con degli insegnamenti piuttosto severi, con dei principi piuttosto rigidi, e quindi assolutamente conserva la sua virtù. Anzi, Pamela per certi versi è la virtù personificata anche troppo, tant'è vero che le sono state fatte tantissime parodie. Non cede alle offerte sessuali del proprio padrone e alla fine Mr. B, colpito da questa virtù, questa mancanza assoluta di cedimento di Pamela, la sposa, perché giustamente il fatto che una persona ti dica di no è proprio un invito a sposarla, giustamente. Però in quel periodo storico ovviamente il matrimonio è un vantaggio per Pamela, perché la eleva dalla sua posizione sociale di serva a quella invece di padrona. Nonostante quindi il paternalismo e il sessismo che descrivono appieno il sistema morale dell'epoca, Pamela è uno dei primi romanzi che mette al centro la questione delle donne, soprattutto donne che lavoravano nella working class. Inoltre, se vogliamo, rappresenta un po' la resistenza di una donna rispetto a un mondo che le nega qualunque diritto. Questo elemento è importantissimo perché insieme al matrimonio vantaggioso, che non manca mai, sono poi due elementi fondamentali nel genere.
Ma che cosa volevo dimostrare descrivendovi Pamela? Il fatto che la morale cambia, quindi accusare un romanzo di essere immorale è piuttosto miope, perché i costumi della società cambiano col passare del tempo. E non è neanche compito del romanzo far vedere un solo tipo di moralità, tant'è vero che appunto uno dei capostipiti del genere mostra due modi di intendere la vita diversi, quello un po' più edonista del padrone abituato ai suoi privilegi e a spadroneggiare e quello invece di Pamela che è una donna dai principi più religiosi, più spirituali. Oggi siamo tutti secolarizzati e non abbiamo più quella virtù inespugnabile di Pamela. Però ancora oggi la questione su come affermarsi nel mondo, su come prendere posizione nei confronti dell'amore, sono ancora dei temi fondamentali che sono affrontati soprattutto dal genere romance, e in questo sicuramente c'è un merito. Il romanzo è un genere che nasce per difendere i privilegi della borghesia, non scordiamocelo mai. Quindi noi avremo sempre accesso ad una visione borghese del mondo se stiamo leggendo un romanzo, nella maggior parte dei casi, e soprattutto se stiamo leggendo un classico. I romanzi mostrano una parte molto limitata del mondo e non è assolutamente detto che questa parte limitata del loro sguardo debba essere poi anche buona e universale. Anzi, i romanzi di solito hanno dei paradossi al loro interno. E infatti oggi voglio parlarvi proprio di quello che per me è la natura paradossale del genere romance. E no, non è una questione morale. Volendo fare una critica costruttiva al romance, io direi questo. L'amore rappresentato è essenzialmente fasullo e forse dovremmo essere oneste con le nostre lettrici e dire che non è esattamente quello che tutte vogliono. Nel matrimonio non c'è sempre la felicità. Vorrei allargare leggermente la mia riflessione parlando del presente, della società in cui viviamo oggi. Perché da un lato capisco che parlare d'amore in una società così scettica, cinica e in cui effettivamente la sensazione è che tutto vada a scatafascio possa essere un sollievo, un conforto e che sia anche per certi versi necessario per confermare quell'utile che dicevamo prima, il romanzo rafforza l'utile. Però purtroppo per le donne, e lo sappiamo nel corso della storia, quello che è utile per la società probabilmente non è sempre la cosa più adatta a loro. Secondo me il romanzo dovrebbe interrogarsi di più sul perché le donne hanno questi desideri. Va benissimo rappresentare il desiderio femminile, però tocca anche metterlo in discussione. Questo è un lavoro sicuramente più difficile. Perché viene rappresentato sempre solo un tipo di amore? Se sono romanzi d'amore, perché viene rappresentato quasi sempre un unico tipo di amore? Non sto parlando semplicemente della questione eterosessuale, omosessuale o people of color, eccetera, no. Ovviamente anche quello è un importante tassello del discorso, ma in questo caso passi in questa direzione sono già stati fatti, pensiamo ad Emily Henry per esempio. Sto parlando più precisamente del discorso sul matrimonio, sul fare figli, sull'essere sempre in quella direzione, non parlare invece di altri rapporti che ci sono nella nostra vita, di altri tipi di amore che sono nella nostra vita. Perché è così importante cercare di andare oltre lo standard? Perché la società di oggi è molto frammentata, quindi mostrare anche cose che vanno al di là dell'unione tra due persone secondo me è fondamentale. E veniamo alle conclusioni di questo video. La ricerca di un partner con cui costruire una relazione solida, una relazione intima, è diventato un problema sistemico, perché viviamo in una società assai frammentata. Il sociologo Bauman ha definito liquidi i rapporti che si instaurano tra le persone proprio perché sono labili. Io ritengo che i romance abbiano introiettato una visione stereotipata della amore romantico. Lo ripeto, è vero che spesso chi critica il romance si scaglia contro un ragionamento secondo me senza senso, e quello che dà veramente fastidio è che siano le donne a scrivere di quel tipo di sesso, ma effettivamente c'è un paradosso all'interno dei romance. Cioè, da un lato il sesso e il desiderio erotico sono forze propulsive e attive all'interno delle donne, e questo è rappresentato nei romance, quando spesso invece nella società questo desiderio è represso e negato. Allo stesso tempo però il romance riconduce sempre l'eros a questo ordine pacificatore, a questa coppia conformista. In altre parole, alla fine finisce sempre nello stesso modo. Ma non ce l'ho con l'istituzione matrimoniale, lo giuro, io sono una persona molto conformista. Però quello
che mi spaventa è il fatto che nei romance spesso quest'uomo particolarmente immaturo, problematico, con zero sensibilità, improvvisamente grazie all'amore cambia ed è la donna a doverlo ricondurre al giusto ordine sociale. Ecco, io è questo che metto in discussione. Perché dobbiamo fare le croce rossine ogni singola volta? Perché è compito nostro fare questo? Cioè, io metto in discussione questo stato di cose. Cioè, perché la donna che deve condurre a fedeltà una persona che chiaramente è infedele? E poi perché tutto deve essere ricondotto ad un'unione perpetua? Con tanto di notevoli ricchezze che ovviamente fanno da solita base a questa alleanza. You know what is romantic? Security. Forse sarebbe più sincero che non tutte trovano la felicità in questo stato di cose, e che soprattutto se una persona è stata infedele per tutta la sua vita, difficilmente rimarrà fedele anche nel matrimonio. C'è qualcosa, secondo me, di perverso nello scrivere un genere così trasgressivo e odiato da tutti, per poi invece ricondurre tutto all'ideologia dominante, che vede in certe istituzioni l'unico modo per legittimare il sesso. In definitiva, trovo coraggioso che il romance si occupi di amore e di relazioni, che sono il fondamento della nostra società, e nessuno li mette in discussione. Lo ripeto, specialmente adesso in cui siamo abituati a trattare tutto con estremo cinismo e ironia, e in cui le relazioni sono sempre meno coltivate. Inoltre non trovo assolutamente ipocrita, anzi lo trovo bellissimo il fatto che nei romanzi d'amore, esattamente come in Jane Austen per esempio, in qualche modo le relazioni possano portare anche ad un miglioramento della propria condizione materiale. Non lo trovo opportunistico, lo trovo semplicemente realistico, questo è come funziona il mondo. Però proprio per questo trovo che sia utile, come scrive Jennifer Guerra, la giornalista nel Capitale Amoroso, cercare di dare rappresentazione ad altri tipi di alleanze, altri tipi di amore, anche fra donne, per esempio. Invece spesso trovo veramente troppo totalizzante questa visione dell'unione tra uomini e donne. Una visione esclusiva anche fin troppo, fino a sfociare nella possessività, perché sennò poi sembra quasi una condanna quella di dover sposare questa versione dell'uomo possessivo che scimmiotta lo stereotipo paternalistico del maschio alfa. Cioè, non sembra nemmeno più un bel finale, secondo me. Lo ripeto, sessualmente è legittimo coltivare la fantasia della dominazione, assolutamente, ma perché proseguire cercando di ricondurre quella che dovrebbe essere una fantasia sessuale ad un modello di vita, un modello di famiglia a tutti i costi? E questa, secondo me, è la profonda contraddizione dei romance, perché le due sfere possono benissimo rimanere separate. Trovo comunque molto ipocrita chi critica questa visione del desiderio femminile, spesso diciamo soccombente, visto che questo è esattamente il modello di società in cui noi viviamo, è la visione che avete perpetrato per anni, quindi non è che adesso ci possiamo stupire che le donne la rappresentino, come quelli che si sorprendono se le donne sono sessiste. È chiaro, è il modo in cui siamo cresciute, cioè anche noi siamo cresciute nel patriarcato, sai com'è. Ora, se è vero che non è responsabilità dei romance aver creato questa rappresentazione, è vero che i romance possono contribuire a cambiare. Quindi la mia sfida a autrice e lettrice di romance è proprio questa. Cioè, cerchiamo di cambiare il nostro immaginario. Lo scrive la giornalista Jennifer Guerra in un saggio che vi consiglio di leggere, che parla di amore e si chiama Il Capitale Amoroso. Abbiamo ormai imparato che non esiste solo l'amore romantico, ma che esistono tanti tipi di amore che li sperimentiamo tutti in maniera diversa. Abbiamo imparato anche che amare non è solo provare un sentimento, bensì un'azione deliberata, e che le possibilità di compiere questa azione sono largamente influenzate dalle condizioni sociali e politiche in cui viviamo. In altre parole, il desiderio e l'amore sono forze rivoluzionarie e trasformative, e i romanzi che ne parlano non sono stupidi o frivoli, ma dipende da come ne parlano. Bene, il video finisce qui, ma non la discussione, quindi vi invito a parlarne nei commenti. Di approfondimenti così ne arriveranno sicuramente altri, ma questo dipende da voi, fatemi sapere se vi è piaciuto questo focus. C'è stato tanto lavoro dietro, e a questo proposito ringrazio anche lo sponsor che ha reso possibile questo contenuto, ovvero Uno Bravo, il servizio di psicologia online, di cui vi lascio i riferimenti nel box in descrizione, con anche il link al loro sito e il codice sconto. Trovate qui sotto anche i miei social se volete seguirmi in altre meravigliose lande di internet. Trovate anche tutti gli altri miei progetti e canali, dalla newsletter Inside Books fino alla vetrina Amazon, dove comprando qualcosa che ho consigliato io ricevo una piccola commissione sul vostro acquisto. Detto questo, è veramente tutto. Un bacione a voi, la vostra mamma, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!